please would you show me the way? I'm sitting by the river and I'm trying to find an answer for what's going on these days. The secret and the meaning of the great design are hidden somewhere along. Benvenuti carissimi amici, bentornati a Country Live, questo appuntamento dedicato non solo alla musica e al ballo ma anche ai gossip di questo grande mondo che ormai ha invaso le nostre case, invaso con grande piacere, e qui con noi ci sono i nostri Marilou Teseo e Loris DJ, Italian Country Family. Bentornati ragazzi. Ciao Tiziana e ciao al pubblico. Bentrovati. E parliamo di musica subito e parliamo di grandi concerti alla a Circolare a Feste di Cavriago, Reggio Emilia. E Loris e Marilou ne sanno a pacchi di queste cose, visto che sono loro che organizzano. Loris, che cosa ci proponi oggi? Vi faccio risentire un pezzo di John Arthur Martinez, un pezzo che conosce tutto il pubblico perché è una cover degli Eagles, Hotel California, suonato in modo egregio anche dal chitarrista che è Chris Reeves, il chitarrista di John Arthur Martinez. E dal vivo ci ha fatto venire la pelle d'oca. È vero, sono d'accordo. Allora vi lascio subito con questa grandissima emozione, così iniziamo bene la nostra puntata e ci rivediamo subito dopo. Down the corridor, I thought I heard them say, welcome to
Grazie al nostro programma Country Live, tanti sono gli artisti e le band che abbiamo avuto l'opportunità di conoscere personalmente. Molti di voi ci hanno telefonato per sapere di più su questa bellissima musica, su questi bellissimi brani. Pertanto noi abbiamo pensato di contattare gli artisti che avete conosciuto appunto seguendoci durante Country Live per realizzare dei pacchetti con i loro bellissimi CD. E il pacchetto di oggi è tutto dedicato al grande artista Flavio Della Dio, un personaggio eclettico che ha collaborato con grandi artisti, una magica voce con due CD davvero incredibili. Ed insieme a questi due bellissimi CD, le nostre mascherine di Country Live col nostro logo duple face, per cui potete cambiare il colore in base al vostro umore, che si lavano regolarmente e si riutilizzano. L'intero pacchetto a soli 29 euro con la consegna in tutta Italia. Ricevere il nostro pack è molto facile perché vi verrà consegnato direttamente dal postino, voi ritirate il pacco e consegnate 29 euro in contanti ed avrete a casa vostra disponibile della bellissima musica. Aspetto le vostre telefonate. Sì, risentirlo fa sempre venire tanta emozione, ha ragione Loris, tanta pelle d'oca. Allora, in realtà Hotel California non è un brano tipicamente country, vero ragazzi? Diciamo che è un pezzo di country rock, perché gli Eagles in quegli anni facevano country folk, country rock, praticamente stile californiano come stile, però diciamo che i primi pezzi country in Italia si sentivano anche da questi cantanti che erano i più famosi nel giro della discografia mondiale, quindi ci si è avvicinati anche per questo motivo alla musica country. Secondo te, Mary, qui sopra ci si può ballare qualcosa o è una musica soltanto da ascoltare perché non ha una quadratura per una line dance? No, ci si può ballare. Adesso io così a mente fredda non mi ricordo se ci sia qualche line dance, ma sono quasi certa che ci sarà, perché ormai le line dance non c'è brano musicale che non abbia una sua line dance. Comunque sì, si può ballare anche su questa. È ovvio che questo è un ritmo lento e quindi insomma può essere un ballo di coppia, partner dance, ecco. Potrebbe anche essere un ballo di coppia. Ma questo, scusa adesso, a quei tempi, perché parliamo degli anni 70, o mi sbaglio? 80, sì. Probabilmente neanche si chiamava musica country, si chiamava musica folk americana, sì, una cosa del genere. Cioè, country è sempre esistito, fin da Hank Williams. Diciamo che questi sono i pezzi che sono serviti a farci conoscere questi artisti. Poi di lì, pian pianino, ci si è avvicinati all'altra musica. Allora non c'era internet e quindi arrivavano in Italia e in Europa solo questi pezzi qua e le sonorità ti piacevano, poi approfondivi, ne cercavi degli altri, pian pianino ci si è avvicinati a questo mondo. Che bello. Comunque, però, country o no, resta sempre un gran bel pezzo. È bellissimo. Peraltro uno dei miei preferiti. Poi io amo in modo particolare John Arthur Martinez perché all'interno delle sue cover mette sempre un pezzo cantato in spagnolo e devo dire che è emozionante tantissimo. Allora, è un po' la tua lingua madre, tu che vieni dai latini, no? Sì, dai latini americani, ecco, no, esatto. Effettivamente, esatto. È vero, io che vengo dai latini americani mi evoca tantissime, sì, tantissime emozioni. Devo dire anche che John Arthur Martinez è una gran persona perché nonostante l'abbiamo visto 2 o 3 volte in Italia ci contatta spesso, ci saluta, ci manda dei video, ci manda dei messaggi. Siamo andati a trovarlo a Austin, ci ha invitato, ci ha fatto la pubblicità a un suo concerto, ha pubblicizzato l'area feste di Cavriago, è stato gentilissimo. È vero, peraltro io questo pezzettino qui ce l'ho perché mi è arrivato il filmato e quindi potrei anche tirarlo fuori dal mio archivio della quale Mary ha così tanta paura. Invece il famoso cilindro. Il famoso cilindro. Però ho tantissime cose belle, emozionanti davvero da condividere con voi perché sono dei momenti storici. Allora, abbiamo ascoltato musica ed ora passiamo al ballo e passiamo a questo Texas Waltz davvero evocativo
ballato una sera di mezza estate, vero Marilu? Sì, allora il Texas Waltz è uno dei balli di coppia, è un ballo di coppia coreografato in questo caso, ed è un valzer lento. E allora dispiace tantissimo per due motivi. Intanto perché, vabbè, un ballo di coppia ormai, insomma, avrete capito che lui punta ai balli di coppia. Poi soprattutto perché è lento, quindi non suda, non fa fatica, non gli viene l'affanno. Io abbraccio sempre le ragazze, quindi è divertente. E quindi anche quando facciamo le serate che lui è in console, questo lo mette sempre sul Texas Waltz e tutte le volte lo riprende. Penso che, cioè, tutti i video che lui pubblica delle serate di Carriago, o comunque dove siamo, lui pubblica sempre il Texas Waltz, che penseranno che sbagliassero quello. Però è molto bello perché così le persone sanno che il country è vario, non è soltanto line dance, ma è anche ballo di coppia. Comunque adesso voi lo vedrete questo video, però visto dal di fuori, questo valzer coreografato fa molta coreografia, ma è molto bello da vedere dal di fuori anche. E me lo dice spesso anche la gente che si avvicina a questo genere, che non ha mai ballato, dice: cavolo, che bello questo valzer, non l'abbiamo mai visto. Quindi vedrete anche come funziona adesso. Allora ce lo gustiamo, visto che ci avete fatto venire tanta curiosità, anche agli amici che ci guardano da casa, ci vediamo fra pochissimo. Even at night, my heart broken, my
Ormai, carissimi amici che ci seguite da casa, siete diventati dei veri veterani del mondo country. Questo mi fa davvero piacere. E rispondo in questo piccolo promo alle vostre domande. È vero, il mondo country non è soltanto bellissimi brani da ascoltare e da ballare, ma soprattutto uno stile di abbigliamento, un dress code che per me, per Country Live, è Westline, una casa di produzione italiana che realizza camicie di ottima fattura su misura per qualsiasi taglia, con ottimi tessuti, è in grado di proporvi una vasta scelta di colori. Grazie a Westline per questa bellissima camicia che valorizza così la figura, ma Westline non è soltanto camicie, per cui se avete piacere di avere informazioni in merito, perché volete magari avere la vostra camicia country a casa, non esitate a telefonarmi e io vi darò tutte le informazioni del caso affinché possiate avere anche voi una camicia Westline. Aspetto le vostre telefonate. Grandi maestri, come avete visto in pole position, appunto, i nostri Marilu Teseo e Loris DJ di Italian Country Family, bellissima davvero. Sì, nonostante i volumi, cioè grandi maestri nel senso volumetrico. Ma no, ma no, in senso di bravura, insomma, ragazzi. Troppo brava, ragazzi, troppo brava. Voilà. Allora, ragazzi, adesso torniamo a parlare di musica e passiamo alla proposta di Loris, che ancora non ce l'ha fatta, la proposta musicale di oggi, i tuoi grandi artisti che recuperi anche te dal tuo cappello magico. Di chi ci parli oggi? Ti propongo una canzone di Kevin Fowler, che è un signore texano molto simpatico e divertente, che tira sempre fuori dei video interessanti e divertenti, oltre a pubblicare delle canzoni veramente belle. E questo video mi fa piacere farvelo vedere perché è più che mai di attualità, perché fa vedere dei ragazzi che di nascosto vogliono andare a ballare, rompono il lucchetto di un locale dove si ballava di solito il two step e ci vanno a ballare di nascosti. Fra l'altro sono dei ballerini bravissimi. Poi alla fine della canzone si vede che arriva il proprietario, che è Kevin Fowler, che si incavola perché vede questi che sono andati a ballare nel suo locale rompendogli il lucchetto della porta, e quindi niente, li prende sul ridere, e questi ragazzi mentre escono gli danno degli scappellotti in testa come per dire dai, ci siamo divertiti, lascia stare. Ma pensa. E poi siccome mi chiedi sempre guardi, fammi vedere il two step, in questo video qua è un two step un po' particolare perché i texani lo ballano anche a mo' di rock and roll, però vedete delle figure che io non sarei capace di fare, quindi vi divertirete anche a vedere che tipo di figure fanno durante il ballo. Allora ragazzi, a voi che si guardate da casa, mi raccomando, guardate e prima di provare dovete essere in presenza dei vostri genitori, sono già preoccupata. Esatto. Allora vi lascio con questa nuova proposta di Loris DJ, gustiamocene insieme, perché anch'io non l'ho vista, quindi sono davvero curiosissima. A fra poco. Moving On si chiama il pezzo. Ciao a tutti gli amici di Country Live, sono Big Cowboy e questo è un mio brano, ascoltatelo.
Il country è costellato di melodie davvero incredibili che sono bellissime anche soltanto da ascoltare, da tenere come colonna sonora delle nostre giornate. Ecco perché ho pensato di realizzare dei pack con i CD degli artisti che avete conosciuto attraverso il nostro programma. E proprio per regalarvi un'ampia visione di quello che è il grande mondo country a livello musicale, ho pensato a questo pacchetto. Una collection di bellissimi brani interpretati da vari artisti che vi daranno l'opportunità di spaziare in tutto quello che è il mondo country musicale. In più, questo bellissimo CD che contiene, pensate, tutte musiche da ballare. È stato realizzato appositamente per chi ama la line dance affinché possa ripassare o imparare sulle musiche adatte. Portandovi a casa questi CD, quindi avete l'opportunità di avere della bellissima musica di sottofondo e anche di avere musica sulla quale esprimervi ballando. Vi segnalo che ho l'opportunità di realizzare per voi anche dei pack con dei CD di singoli artisti. Se ne amate uno in modo particolare, non dovete fare altro che telefonarmi per decidere insieme qual è il pack migliore per voi. E con questo pack di tre bellissimi CD regalo la nostra mascherina Country Live per continuare comunque a muovervi in sicurezza. Il tutto a 39 euro compreso spese di spedizione in tutta Italia. Aspetto quindi le vostre telefonate in modo che possiate ricevere a casa vostra la nostra bellissima musica e poter entrare più a fondo in questo grande, bellissimo mondo country. Allora, io vi ringrazio di essere stati con noi. Purtroppo vi devo salutare perché il tempo a noi concesso è giunto al termine. Ma vi ricordo che se volete ripassare tutte le country line dance che vi proponiamo durante la nostra trasmissione, non dovete fare altro che andare su www.countrylivetv.it, che è il nostro sito ufficiale. Lì trovate anche l'archivio di tutte le puntate di Country Live, ma non solo, le interviste, un po' di tutto, gli speciali, c'è di tutto. E poi vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube per seguirci in diretta ogni venerdì alle ore 14. Allora, ragazzi, mi dispiace tantissimo dovervi salutare, non vedo l'ora che arrivi la prossima puntata, però grazie di essere stati con noi anche oggi a Mari Lu Teseo e Loris DJ Italian Country Family. Piacere nostro, grazie a te. Sempre un piacere divulgare questa musica, quindi mi fa piacere che ci ascoltino e ti ringrazio per questo, Tiziana. Grazie a voi che siete sempre con me, grazie a voi che ci seguite da casa, sempre così presenti e pieni di affetto. Grazie per tutti i vostri commenti, per i vostri saluti, sono davvero contenta che vi piaccia questa trasmissione. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento, io vi saluto come sempre ricordandovi che per me la musica è vita ed il ballo nella sua più grande espressione. Alla prossima puntata, ciao! Ciao, ciao a tutti! Would you show me the way? I'm sitting by the river and I'm trying to find an answer for what's going on these days. The secret and the meaning of the great design are hidden somewhere along the way.